Penso che non arriveremo ad una modifica del parametro, diciamo così, previsto dal Covid. È chiaro che dobbiamo incentivare i percorsi di aumento delle vaccinazioni e naturalmente in questa direzione anche stamani ho parlato con il generale Figliuolo affinché siano lasciati da parte del governo i 65 medici che servono per le vaccinazioni. Io credo che i vaccini siano la risposta efficace al Covid e quindi dobbiamo proseguire con la campagna di vaccinazione. Dottore Marche Nord, abbiamo 11 pazienti ricoverati in terapia intensiva, e tutti con polmonite Covid, intubati, e quindi i numeri sono in lieve crescita. Ancora per la reanimazione la crescita è lieve, preoccupa la situazione generale, la subintensiva che aumenta di numero, in genere l'aumento dei contagi. Chi sono i ricoverati in terapia intensiva oggi? Oggi abbiamo 2 vaccinati, 9 non vaccinati. E quindi la gran parte delle persone non vaccinate, di età che va dai 45 ai 70 anni.